Questa dinamica dialettica tra sicurezza e libertà ci pone un tema fondamentale di equilibrio dei diritti costituzionali fondamentali, che non può essere antagonismo, ma che deve trovare un punto di coniugio nella dialettica del procedimento legislativo in ogni tempo e in ogni caso. Per essere pratici, quando si interviene, e in questo momento in conversione, sul tema del contrasto al reclutamento e al proselitismo via web da parte di reclutatori e terroristi, e sentiamo intervenire il garante della privacy con parole preoccupate circa gli anni di conservazione dei dati in riferimento ad emendamenti presentati in Parlamento, che cos'è tutto questo se non l'idea che qualcuno esalta della sicurezza e che qualche altro, preposto per via di ruolo alla difesa di un altro valore, ossia della segretezza delle comunicazioni, difende. Questa dialettica qui è tutta del tempo moderno. Vogliamo spostarci da un altro lato. Da due legislature, anzi 1, legislature del Parlamento europeo, il vero negoziato tra la Commissione, il governo quindi, dell'Europa, il Consiglio, i ministri dell'interno e il Parlamento, per il tramite anche della Commissione Libe del Parlamento stesso, su che cosa è? Sulla direttiva PNR, cioè sulla registrazione del nome dei passeggeri. E l'idea che dovesse prevalere la privacy piuttosto che la conservazione dei dati dei passeggeri ha fin qui prevalso. Ancora oggi, a livello di G8, a livello di Consiglio GAI e a livello di Commissione, il punto essenziale è sbloccare quella direttiva del Parlamento, quella direttiva che attualmente è bloccata in Parlamento e che ha come punto essenziale il contrasto tra la sicurezza e la privacy, tra due pezzi importanti rooseveltianamente delle libertà, due delle libertà fondamentali. E tutto questo, se il legislatore lo vive in termini antagonistici, non fa altro che rendere con un certo nichilismo depressi entrambi i valori. Viceversa, se si va alla ricerca del punto di coniugio più moderno tra i valori in gioco, si farà la legislazione più avanzata possibile alle condizioni date. E questa è una sfida delicatissima, perché investe esattamente una domanda sempre più essenziale per il cittadino, e qui mi riferisco alla riflessione sulla coscienza e sulle coscienze dei cittadini. E la domanda è: a quanta parte della propria riservatezza al tempo moderno un cittadino è disponibile a rinunciare sull'altare della sicurezza? E a questa domanda non esiste una risposta individuale che non sia poi tradotta nella scelta parlamentare, cioè il Parlamento, espressione del popolo sovrano, è chiamato a dare una risposta univoca ad una domanda a cui ciascuno di noi risponde nella propria coscienza. Vale per l'uso delle intercettazioni e la pubblicazione sui giornali delle parti non rilevanti, vale per quanto riguarda la conservazione del nome e l'istituzione del registro dei passeggeri, vale nella valutazione, che è un pezzo essenziale poi del negoziato, del numero degli anni di conservazione dei dati, vale per quanto riguarda le modalità di contrasto del cybercrime, ossia dell'uso che vi è, e questo è un altro insegnamento, dell'uso che le strumentazioni moderne fanno danno come possibile alla mano criminale, cioè la rete. E allora la forza pubblica, e lo dico ovviamente con la F maiuscola e con la P maiuscola, deve anche reagire avendo a sua volta il senso del limite. Ma come in ordine pubblico il senso del limite è l'interpretazione del momento nell'applicazione della legge, l'interpretazione del momento di una piazza, perché la forza statuale è tale che ti dà la possibilità anche di andare oltre, e tu devi avere come istituzione pubblica il senso del limite. Il senso del limite in un luogo come la rete diventa un problema essenziale della gestione, dell'idea stessa della gestione è improprio, ma diciamo dell'inverarsi di un sistema democratico nel contrasto agli abusi via internet, perché
una preponderante e una prevaricatrice presenza delle forze di sicurezza attraverso il canale della rete comprimerebbe in termini inaccettabili l'idea di libertà e anche l'idea di quel luogo come luogo della comunicazione e della democrazia. E questo apre altri luoghi di confronto che erano ignoti, cioè oggi l'attacco dei terroristi è sempre più chiaro che non è ai governi, è ai popoli. E allora le communities, che sono i luoghi di aggregazione in rete, diventano esattamente i luoghi attraverso cui si può realizzare meglio il contrasto. Ed ecco perché i provider, che sono coloro i quali gestiscono dal punto di vista della rete, del sistema, la community, sono interlocutori essenziali per la sicurezza. Questa idea di sussidiarietà verticale e di sicurezza integrata sui territori, come si sviluppa in un territorio del tutto diverso da quello della strada e della piazza, che è la rete? Ecco, la nuova sfida è una sicurezza che sia integrata, che sia frutto della sussidiarietà orizzontale con i provider. Queste sfide qui non sono sfide astratte, e questa non è dottrina, è drammaticamente trincea, perché è la trincea di una sicurezza che si sviluppa in ambiti prima ignoti.